vincolo Firenze Prato Smannore alla Corleone della mafia cinese. A Prato per l'Epifania torna la festa dei popoli in cattedrale e tante le iniziative in città e in provincia per il 6 gennaio. Un concorso di idee per fare di San Domenico un centro culturale a servizio della città, a lanciare il progetto L'Azione Cattolica. Buona giornata dalla nostra redazione e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. La Fondazione Caponnetto lancia l'allarme, la Toscana è divorata in silenzio dalle cosche. Il triangolo Firenze-Prato-Osmannoro è la Corleone della mafia cinese. Vediamo. La presenza delle organizzazioni mafiose in Toscana e in Italia è stata al centro dell'analisi della Fondazione Antonino Caponnetto, presentata a Firenze all'inizio dell'anno, il 2020, in cui cade tra l'altro il centenario della nascita del giudice Caponnetto. Ad affliggere la Toscana sono soprattutto il finanziamento di attività di vario genere da parte delle organizzazioni criminali, il riciclaggio di denaro sporco, le agromafie, i traffici di rifiuti e di animali, di droga, fino a quello terribile di esseri umani. La Toscana non credo che sia ai primi livelli, sicuramente è una regione come quelle del centro nord Italia che nel corso degli anni ha subito un'invasione del capitale mafioso, perché come è stato detto prima, nelle regioni del centro Italia sono state effettuate delle operazioni attraverso delle imprese che, non essendo immediatamente riconducibili alle organizzazioni criminali, ma essendo collegate, hanno avuto ampio spazio di operatività. Dall'analisi presentata risultano ben radicate in Toscana la mafia nigeriana, che controlla molte piazze dello spaccio di droga, quella albanese e quella cinese, che dal triangolo Firenze-Prato-Osmannoro comanda in Italia e in parte dell'Europa. L'allarme lanciato dalla Fondazione Caponnetto è questo: nel 2020 la Toscana rischia di essere divorata dalla mafia in silenzio. La mafia moderna si evolve, non è che in Toscana si comporta come in Calabria, in Sicilia, in Piemonte, in Emilia Romagna. Si comporta in modo più silenzioso e quindi molto preoccupante. La risposta al dilagare delle mafie è la cooperazione per poter aggredire il fenomeno su più fronti e impedirne l'ulteriore proliferazione. Nel giorno dell'Epifania in cattedrale torna la festa dei popoli con le comunità cattoliche straniere. Al termine la proclamazione dei presepi più belli nell'ambito della mostra Presepiando al Catechismo. E in Piazza Duomo anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con la Befana dei Pompieri che scenderà dal campanile. Vediamo. Si avvicina lunedì 6 gennaio, Epifania del Signore. In tutte le chiese si rinnova l'appuntamento con la manifestazione di Gesù alle genti. In cattedrale le celebrazioni si apriranno alle 10.30 con la messa solenne presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini. Il pomeriggio, a partire dalle 15.30, sarà invece dedicato alla tradizionale festa dei popoli, a cui prenderanno parte i cappellani delle comunità cattoliche straniere presenti in città. La festa si chiuderà in Piazza Duomo con la benedizione del vescovo ai bambini e il bacio a Gesù Bambino. Al termine saranno inoltre svelati i nomi dei vincitori della mostra Presepiando al Catechismo, allestita all'oratorio della Madonna del Buon Consiglio e che rende visibili 23 presepi realizzati da altrettanti gruppi di ragazzi. Fino al 5 gennaio è possibile votare la creazione preferita, ad oggi hanno espresso la loro preferenza circa 6.000 persone. Ma il 6 gennaio torna anche la mitica Befana dei Pompieri, dalle 15 sempre in Piazza Duomo. Attorno alle 17.30 l'atletica vecchietta si calerà dal campanile e getterà i dolcetti ai piccoli radunati in piazza. Attività per tutti i gusti poi in Piazza Ciardi, dove nel pomeriggio del 6 gennaio si alterneranno giochi, spettacoli dei falconieri e un'iniziativa sulla sicurezza stradale. La Polizia Municipale con il Comitato Cittadino di UNICEF metterà infatti a disposizione speciali occhiali che simuleranno lo stato di ebbrezza per dimostrare la pericolosità dell'alcol alla guida. Dalle 17 alle 19 Iolo sarà invece letteralmente invasa dal presepe vivente con circa 250 figuranti che farà immergere i visitatori nella Betlemme di 2000 anni fa, il tutto arricchito stavolta dall'arrivo dei magi. Corteggio dei Re Magi infine anche per le strade di Capezzana, con partenza dal campo parrocchiale intorno alle 15 e sfilata per le vie del paese. Una manifestazione che si ripete dal 1996. Un concorso di idee per fare di San Domenico un centro culturale a servizio della città. L'iniziativa è stata lanciata dall'Azione Cattolica di Prato insieme ad altre realtà del territorio. Vediamo.
Fare di San Domenico un cantiere in movimento, un centro culturale aggregativo a servizio di tutta la diocesi e più in generale della città. Con questo obiettivo l'Azione Cattolica di Prato, la diocesi di Prato, il gruppo storico di San Domenico, il movimento lavoratori dell'Azione Cattolica di Prato, Prato Cultura e il progetto Policoro hanno lanciato il progetto San Domenico 2020. E hanno partecipato così alla 14ª edizione del concorso Lavoro e Pastorale 2020 promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, Caritas, Progetto Policoro e Movimento Lavoratori dell'Azione Cattolica. Nel mese di febbraio verranno decretati i vincitori del concorso di idee. Chi vuole sostenere il progetto di San Domenico può mettere un like al video su YouTube visibile alla pagina del concorso delle idee per la Pastorale e il Lavoro. Duplice l'obiettivo del progetto pensato per San Domenico. Il primo è aprire e attivare un centro di documentazione intitolato alla memoria di Don Milesi, arrivato nel seminario di Prato negli anni 60, cappellano dei lavoratori di Prato e parroco di San Domenico insieme al canonico Luigi Provenzi. Il secondo obiettivo del progetto è rivitalizzare gli spazi del complesso monumentale, luogo aggregativo per molte generazioni, e aprirli così nuovamente ad una fruizione culturale, aggregativa e formativa. Una valorizzazione degli spazi che si traduce anche in una riqualificazione del tessuto urbano adiacente alla piazza. Questo progetto favorirebbe infatti anche la partecipazione di giovani e famiglie provenienti da altre zone periferiche della città per una valorizzazione del centro storico cittadino. Il recupero degli spazi può offrire poi anche possibili percorsi formativi e lavorativi per alcuni giovani architetti, museografi o storici dell'arte. In questo luogo vogliamo realizzare un progetto che parta da questo chiostro e che si apra alla città. San Domenico oggi è un centro culturale, è un luogo di incontro, è un luogo di preghiera, è la sede dell'Azione Cattolica Diocesana di Prato, del Movimento Lavoratori e del Gruppo Storico San Domenico. È sede di un importante museo d'arte sacra, ma oggi San Domenico è soprattutto un cantiere. Ci troviamo in un cantiere, il cantiere di San Domenico. Però vogliamo che questo cantiere diventi un cantiere permanente, un cantiere di idee, un luogo dove le giovani generazioni possano vedere realizzati i loro progetti. Perciò in San Domenico per un cantiere in movimento. In San Domenico per restaurare. In San Domenico per suonare. In San Domenico per imparare dal nostro passato. In San Domenico per progettare il futuro. In San Domenico per accendere la speranza. In San Domenico per costruire il bene comune. In San Domenico per fare la Chiesa Cattolica. Passiamo adesso allo sport, al calcio. Prima partita del nuovo anno per il Prato, impegnato domani in casa contro il Fossano. Ce ne parla Massimiliano Masi. Prima partita del 2020 e prima giornata del girone di ritorno per il Prato, impegnato domani con inizio alle ore 14.30 dalla partita casalinga al campo sportivo Adonelli di Montemurlo contro il Fossano. I biancoazzurri, leader della classifica al termine del girone di andata, saranno chiamati a confermarsi. La vittoria sul difficile campo del Savona, prima della sosta per le festività natalizie, ha certificato la forza e la competitività di una squadra che adesso sembra pronta per il definitivo salto di qualità. Sulla strada del Prato, il quotato Fossano, formazione piemontese attestata al 7º posto della classifica, che nella partita di andata riuscì ad imporsi sulla formazione biancoazzurra per 3-2 al termine di una partita rocambolesca. Insomma, il Prato cercherà anche di vendicare la sconfitta della partita di andata, più che altro per cominciare con il migliore degli auspici il nuovo anno. La squadra di Vincenzo Espovito si è allenata duramente durante la sosta natalizia. Da segnalare il recupero dell'infortunato Gentili e l'arrivo del centrocampista Marini dal Seregno, che sarà una nuova soluzione a disposizione del tecnico nella zona nevralgica del campo. Poi la partita contro il Fossano sarà disponibile anche l'attaccante Fanucchi, che ha terminato di scontare la squalifica. Unici indisponibili, sebbene segnalati sulla via del piano recupero, i centrocampisti Carli e Toccafondi. Il tecnico Vincenzo Espovito, per quanto riguarda la formazione da mandare in campo, avrà l'imbarazzo della scelta. Proviamo ad azzardare una possibile formazione, sebbene il tecnico non abbia ancora calato le carte, mantenendo tutto il gruppo sulla corda.
Bagheria in porta, difesa 3 con Giampa, Gentili e Diana, a centrocampo Tomi e Regoli larghi sulle fasce, con Gargiulo e Mariani a formare la cerniera di centrocampo e quasi a ridosso delle due punte, che dovrebbero essere Surraco e Fofanà. Il Prato è pronto a dare l'assalto al Fossano per confermarsi al primo posto in classifica e dimostrare di non aver nessun problema di vertigini, almeno si spera. E intanto il Prato continua a rinforzare la propria rosa, la formazione biancazzurra conferma le proprie intenzioni di ritornare nel calcio professionistico perfezionando l'ingaggio dell'esterno d'attacco argentino classe 1992 Pablo Ezequiel Banegà. Il giocatore vanta una lunga carriera in Serie D, l'esperto laterale argentino ha militato anche in Serie C e nella prima parte della stagione ha militato anche nelle file del Fidelis Andria nel campionato di Serie D. L'esterno ha svolto questa mattina il primo allenamento con il Prato e potrebbe essere a disposizione del tecnico Vincenzo Esposito per la partita casalinga di domani contro il Fossano. E questa sarà l'ultima notizia, il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per questa sera alle 20:30. Grazie per averci seguito e arrivederci.